Evviva gli sposi! Felicità! Auguri! Discorso! Onorevoli amici, illustre filosofo di mia terra, Gajamatayato, dire ogni età avere suo amore. Quello di giovani come voi, essere colorato di luce rosa alba. Invece nostro amore, avere colore rosso profondo di crepuscolo. Ma entrambi incendiare cuore di chi sapere conservare se stesso fanciullo. Ducca! Il tuo romanticismo orientale mi eccita da morire. Dove avete deciso di andare in viaggio di nozze? Ma a Tokyo, naturalmente. Andremo a fare visita al presidente di una delle più grandi fabbriche giapponesi di automobili, il signor Mitsukoshi. Avevo deciso di fare un grosso investimento, così ho comprato la maggioranza delle azioni di quella società. Ho voluto dimostrare la mia simpatia per l'Oriente. Grazie. Congratulazioni, Masur. Tante grazie. Le auguro tanta felicità. Maestro, congratulazioni. Larry! È vero che stai per diventare un divo della pubblicità? Di che cosa si tratta? Ma no, niente. A lui piace esagerare, come al solito. Il solito Leo. Ne ha combinata un'altra delle sue. Una concessionaria di moto vuole fotografarmi col kimono d'oro per reclamizzare i suoi saloni. Tutto qua. Ah sì? E allora perché non me ne avevi parlato? Volevo farti una sorpresa. Mi piaceva vedere che faccia avresti fatto guardando il manifesto. Chi lo sa, amico mio? Forse questo è solo l'inizio di una grande carriera. Se non ricordo male, credo che anche il grande Clark Gable abbia cominciato come modello. Ricordati di me quando sarai famoso, non chiedo altro. Io sogno di diventare top model, se tu potessi procurarmi il primo lavoro. Ma smettetela. Continuando a mangiare così, potrete indossare solo costumi da bagno per balene. Ha ragione, basta mangiare. Esagerato. Giusto, troppi carboidrati. Tu devi mantenere la linea. E tu invece no? La mia missione è togliervi il cibo di bocca. Lì, mettete un altro proiettore. L'ombrellino ti ho detto di portarlo più avanti, Cristo, più avanti. Controlla se funziona una batteria e resistenza. Portami l'altra moto. Dov'è la motocicletta rossa? Voglio fare una prova di colore, muovetevi. Ehi, amico, qui stiamo lavorando, vattene. Io sono Larry Jones. Molto piacere, Larry, va via adesso. Ma sono qui per le foto. Ah, tu saresti il ragazzo dal kimono d'oro. Sì, ce l'ho nello zainetto. Qui ci vuole un po' di trucco. Mary! Mary! Eccomi, Tom. Non ci sei mai. Vieni qui. Porta subito questo ragazzo al trucco e poi fagli mettere il kimono. Tra 10 minuti lo voglio pronto per le foto. Muoviti. Ecco, hai bruciato un'altra lampada e l'hai fatto anche la settimana scorsa. Se lo fai ancora, ti licenzio. Sono Mary, l'assistente del signor Luxor. Larry, e quello chi è? Tom Luxor. È il fotografo più importante della città. È stato lui a volerti per questo lancio pubblicitario, per attirare i clienti più giovani. Ma ora è meglio che ti prepari, altrimenti farà una delle sue scenate. È tutto chiaro, Larry? Bene, ricordati di fare tutto quello che dice lui, senza discutere. Se lo vedi nervoso, non dargli peso. Tom è un po' matto, ma è un fotografo formidabile. Basta perdere tempo, cominciamo a lavorare, su, forza. Ma che devo fare io? Come sarebbe? Mary, ancora non gli hai spiegato quello che deve fare. Dov'è Sally? Perché non è ancora sul set? Chiamatela che venga qui immediatamente. Io sono pronta, Tom. Prenditi un calmante. E muoviti. Ecco, sei a posto. Stamattina ho aspettato un quarto d'ora la macchina della produzione. Non rompere. Ciao. Io sono Larry. Adesso che abbiamo fatto amicizia, cominciamo a lavorare, d'accordo? E non urlare, Tom. Non vedi che lo rendi nervoso? È così carino. Non mi avevano detto che avrei lavorato con te. Spero che adesso non ti dispiaccia. Fantastico, perfetto Sally, seducente, così, questa è la chiave. Devi affascinarlo, mangiartelo con gli occhi. Benissimo, così, bravo. Sei uno schianto. Che fai stasera? Bravissima, guarda verso me. Devo studiare. Adoro i ragazzi che studiano. Brava, così, adesso dammi di più. Espressione più intensa. Vieni più avanti. So che sei forte col karate. Picchia la luce. Così? Molto bene, continua così, sempre più sexy. Intensa, Sally, intensa. Dammi più spessore, ancora di più coraggio, ragazzi, più sensualità. Dovete essere due belve feroci. Luxor da un party questa sera, ti va di accompagnarmi? Faccia. È un'offerta che non si può rifiutare? Funziona, no, non ottimo si può materiale. Rifiutare. Guarda l'obiettivo e chinati leggermente, fammi vedere il seno. Avanti, bene, bene così.
Sì, resta lì. Cambia posa. Ancora, così. Brava, continua. Ancora, sei forte. Ferma così. Fa vedere il seno, chinati un po'. Siete perfetti, ragazzi. Resta serio, Larry, resta serio. Fa capire che la ragazza ti interessa. Così, bravo. Così. Per me uova e prosciutto. Ah, ma non sei stufo di mangiare sempre la stessa roba? Io non ce la faccio più. Ragazzi, avete saputo? Cosa? Grosse novità. Una bomba, anzi, la bomba delle bombe. Va bene, avanti, spara, Leo. È quella delegazione dell'università di Uppsala. Delegazione? Sì, quella di cui ci ha parlato la professoressa Boston. Noi cerchiamo di non sentirla quando parla. In questo momento tre professori sono nell'ufficio del rettore. E che cosa ci trovi di tanto eccitante? Niente. A parte il fatto che dovremo ospitare 15 belle studentesse svedesi. Grande! Sì, arriveranno qui tra pochissimi giorni. Avanti, dici tutto quello che sai. Allora, vuoi parlare o no? Avanti, avanti, dici tutto. D'accordo, come ricorderete, esiste un accordo di gemellaggio tra la nostra università e quella di Uppsala. E le svedesine ci vengono a trovare. Ehi, buono un momento, ma come facciamo a sapere che ci starà? Beh, le svedesi hanno una mentalità molto aperta, no? Sai che figura faranno? Comunque vi aiuto io, ragazzi, ci metto una buona parola. Noi riteniamo che per ottimizzare il nostro programma di gemellaggio sia una buona idea fare incontrare le nostre due università in un amichevole confronto sportivo. Così i nostri studenti potranno conoscersi meglio e incontrarsi culturalmente. Non c'è niente che accomuni i giovani come lo sport. Io credo che questa sia un'idea eccellente, professor Erickson. Così abbiamo ritenuto opportuno portare la nostra squadra di pallacanestro come era stato deciso un mese fa. Certo! Questo, a mio giudizio, significa cominciare bene. E per quanto riguarda i ragazzi, avevo pensato che la giusta soluzione potesse essere una partita di football. Sì, è giusto, però al momento purtroppo la nostra squadra di football è completamente impegnata. È la stagione del campionato, capite? Che ne direste di organizzare un grande incontro di karate, invece? Giusto! Noi potremmo disporre di Olaf Sørensen. È il campione universitario europeo. È venuto giusto in gita con noi, ma non so se qui ci sia qualcuno in grado di affrontarlo. Veramente, noi abbiamo Larry Jones. È il campione della Florida. Fino ad oggi non è stato mai battuto. Sono sicura che Larry ridurrà il vostro Olaf in uno stato pietoso. Non lo riconoscerete più. Oh, intendevo dire che Larry è un ragazzo con una grande grinta sportiva. Se siete d'accordo, definirei l'incontro di karate ufficiale a tutti gli effetti e valido per il titolo di campione universitario intercontinentale. Io dico... Bene così, allora a questo punto siamo d'accordo. Lo credo anch'io. Eh? Sia Sørensen che le nostre giovani atlete arriveranno qui tra un paio di giorni. E naturalmente noi faremo tutto il possibile per dare loro il miglior benvenuto nella nostra università. Al suo benvenuto penserò io personalmente. Comunque ci auguriamo che le manifestazioni si svolgano senza alcuna intemperanza e soprattutto senza sgradevoli incidenti. Siamo nel vostro paese per dare vita ad una amichevole competizione. Ah, non la faccia tanto lunga! Il nostro campione si atterrà alle regole olimpiche di Pierre de Coubertin e non solamente durante l'incontro, ma anche dopo, quando tutti noi festeggeremo la sconfitta di Olaf. Buona fortuna, Larry. Oh, che fai? Esci con Betty stasera? No, se telefona, dille che sono andato al cinema con Teddy e Jim. Quando mai ti sei vestito con tanta cura per andare al cinema con Teddy e Jim? Pensi di fare tardi? Non lo so, è probabile. Se vuoi, prendi la mia macchina. No, ho la moto. Il concessionario per cui ho fatto lo spot me l'ha prestata. Ma se le moto le hai sempre detestate? Ho cambiato idea, va bene? Va bene, però cerca di stare attento e soprattutto non correre. Le motociclette sono sempre pericolose. Sta tranquilla, andrò piano. Accidenti, come siamo belli stasera. Ciao, Julie. Ma, saluta Betty da parte mia.
Bella, vero? Ah, è favolosa. Questa fa almeno 180. Diciamo pure 250. Già. E tu, Larry? Ancora no. Ci sto facendo un pensierino. Sarebbe fantastico. Come fai per pagarla? Questi non sono affari tuoi. Io lo dicevo così. Ehi, ciao campione. Sei in forma, spero. Ti ho portato il casco. Ok, io ci sono. Reggiti forte. E non aver paura di correre, io adoro la velocità. Festa che non ti deluderà, te lo posso garantire. Ti piace ballare, Larry? Ah, sì, certo. E adesso che c'è? Non ti va di venire alla festa? Ma veramente non conosco nessuno. Conosci me, non ti basta. Che ci importa degli altri? Balliamo un po', beviamo qualcosa e se non ci piace la comitiva, beh, ce ne andiamo a casa mia. Ho sempre una bottiglia di champagne in fresco per le occasioni speciali. E questa lo è? Ehi, voi due! Sospendete per qualche secondo e venite al party insieme a noi. Coraggio, Sally, adesso vieni con noi e ci fai uno striptease come quello dell'ultima volta. Stai buono, non vedi che sta col suo nuovo ragazzo? Non sarà geloso, spero. È carino, vero? Larry, vieni, voglio presentarti i miei amici. Siano carine perché voglio beccarmene almeno una. Saranno stupende. Ma guardateli, sembra che non abbiano mai visto una donna in vita loro. Ma queste sono svedesi. E allora che significa? Che sono tutte alte, bionde e belle. Capirai. Ragazzi, non litighiamo, non ce n'è per più. Faccia libera, d'accordo qua la mano. D'accordo. Adesso vediamo, scommettete che sono tutte basse e belle. Che bambola! Oh, è un sogno! Ehi, ma che aspettiamo? Andiamo, vai! Andiamo! Ragazze! Ciao! Ciao! Ragazze, questo è il comitato studentesco che vi dà il benvenuto. Voi parlate perfettamente la loro lingua e quindi vi sarà facile fare amicizia. Basse e brutte, vero? Guardatele. Chi è quello? Olaf Sørensen, il loro karateka. Sembra che sia un campione, si batterà con Larry per il titolo. Chi dice che il principe azzurro sta solo nelle favole? Darei qualsiasi cosa per fare un ballo con lui alla festa di stasera. Ma li
sentite? Stanno starnazzando come delle oche. Ah, non preoccuparti. Stasera alla festa ci rifaremo con quel fusto di Olaf Sørensen. A nome degli studenti di questa università ho il grande onore e piacere di darvi il benvenuto e di invitarvi tutte, insieme ai vostri insegnanti, alla festa che si terrà stasera in vostro onore. E noi siamo molto felici di accettare il vostro invito. Io? Capisco cosa ci trovano. In fondo non mi sembrano un granché. Tu non puoi lamentarti, Larry non sta là in mezzo a comportarsi da idiota. A proposito, dov'è Larry? La mia testa. La stanza mi gira intorno come una giostra. Non sei abituato a bere, vero campione? Ho bevuto più whisky la notte scorsa che in tutta la mia vita. Ma che ore sono adesso? Ma che ti importa? Ci vediamo stasera? Non lo so, ho diverse cose da fare. Ho capito. Si tratta di una bionda o di una bruna? Ma che c'entra? Devo andare a lezione. Di la verità, è più bella di me. Nessuna può essere più bella di te. Allora mi chiami? Ma certo. Finalmente! Vieni qui, vieni! Oh, Arthur, mi dispiace di averti lasciato solo per tanto tempo. Veramente sei stato via solo 2 giorni? A me sono sembrati di più. È sicura di non averlo fatto mangiare troppo? Sono pronta a giurarlo. Ho sempre seguito le tue istruzioni alla lettera. Forse essere stato lontano da me per troppo tempo gli ha alterato il metabolismo. È probabile. Allora, mi dica, professore, com'è andata a Hollywood? Ho dovuto rescindere il contratto. Ma perché? Avevo scritto la sceneggiatura tratta dal mio romanzo e mi ero mantenuto del tutto fedele allo spirito del libro. Come sa, la protagonista dovrebbe essere un'affascinante donna sui 40 sì, anni. Ricordo. Come la dottoressa Jones. Sì. E io avevo pensato che Jane Fonda sarebbe stata perfetta per coprire quel ruolo, ma i produttori hanno insistito per utilizzare Bridget Fonda. Ma lei deve avere 20 anni. Infatti è quello che ho detto anch'io. Ma invece quei palloni gonfiati mi hanno risposto che bastava invecchiarla col trucco. E allora lei che cosa ha detto? Naturalmente tutto quello che pensavo di loro e poi me ne sono andato. E il suo compenso? Ha restituito l'anticipo, non è vero? A volte bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee senza accettare compromessi. Ha ragione. Ma come da contratto mi hanno dovuto pagare una liquidazione di $5,000. Oh, bene. Però perché non le dici che te ne avrebbero dati $500,000 se avessi accettato di fare a modo loro? Sta zitto, Bobby, e pensa agli affari tuoi. Come vuoi, papà. Ma i soldi non sono come i popcorn. I soldi ne puoi avere quanti ne vuoi, non ti faranno mai male. Ha ragione. Vieni. Grazie. Tutto il giorno che ti cerco, dove eri finito? Si può sapere dove ti hai cacciato? Non sapevi che stamattina arrivavano le svedesi? Sapessi che ti sei perso. Avresti dovuto vedere che stangone, una più bella dell'altra. Sono la fine del mondo. Secondo me state esagerando. Senti, Larry, è arrivato anche il tuo avversario. E dà l'impressione di essere forte. Quello ha una cosa sola in mente, batterti in ogni modo. Già, e da quanto hanno detto è un vero campione. Sì. Pensi che riuscirai a batterlo anche senza l'aiuto di Masura? Preoccupati di vincere la partita di basket. L'incontro di karate è affare mio. Quello svedese sembra piuttosto forte, devi allenarti seriamente. Se vuoi posso darti una mano, Larry. Sono io quello che deve battersi con lui, so io quello che devo fare. Pensa agli affari tuoi. Ok. Larry, Joe cercava solo di essere gentile. Se lo trovi tanto gentile, perché non ti alleni con lui e mi lasci in pace? Larry! Ma perché si scalda in questo modo? Tieni la bocca chiusa! Adesso hai rotto, cerca di calmarti! Vai a rinfrescarti le idee, che è meglio! No, Joe... Dai, su, non c'è motivo di litigare. Ben detto, Greg. Ma perché sto qui a perdere tempo con voi? Siete un mucchio di ragazzini imbecilli. Secondo me è nervoso per motivi suoi.
Forse è nervosa a causa dell'incontro. Non ha mai reagito in questo modo. Se hai dei problemi, ne possiamo parlare, no? Hai ragione, Betty. Ti chiedo scusa. Davvero. Non so che mi ha preso, voi non c'entrate. Ma si può sapere di che si tratta? Scusami anche con gli altri, ok? Ma certo, Sally. Sì, ti vengo a prendere appena mi sono liberato qui. Sì, d'accordo. A più tardi. L'ho turbata, Greta. Porco. Ehi, guardate. Larry, a chi hai telefonato? A mia madre. Voleva sapere a che ora saremmo tornati a casa io e Giulio. Quasi, quasi me ne vado. Un momento d'attenzione! Un ruolo di tamburo, prego. Adesso accogliamo con un applauso il nostro ospite, il campione europeo universitario di karate, Olaf Sørensen! È il più grande, è il migliore di tutti! Sì, è il più forte! Grazie, grazie a tutti, grazie! Molto bene, Olaf, bene! Dov'è la ragazza che mi dicevi? Lì. Bene, la invito a ballare. Vuoi ballare con me? Va bene. Il mio nome è Olaf Sørensen. Quale è il tuo nome? Julie Jones, sono la sorella del tuo prossimo avversario. Sei carina. Grazie. Molto carina. Ma lo hai visto quello? Chi? Ma come chi? Olaf sta ballando con tua sorella. Non ti piace ballare i lenti? Sì, perché? Io mi aspettavo di peggio. Non ha un fisico proporzionato. Dicono che abbia una speciale tecnica, ma non mi preoccupa. Non sarebbe una complicazione se tu lo battessi e Julie si innamorasse di lui? Non essere timida, Julie. Su, sorridi. Avanti, andiamo a ballare. Bene. Ma non ti vergogni? Sta ballando con me, che cosa vuoi tu? Fai la smorfiosa con uno che vuole mandare tuo fratello all'ospedale! Non rompermi le scatole! Dai, balliamo ora! Niente da fare, tu con lui non balli! Cerchi guai, forse, eh? Che vuoi? Secondo me sei tu quello in cerca di guai. In America parlano anche i moscerini, vedo. Già, e qualcuno di loro picchia anche forte.
Ah, tu sei Larry Jones. Hai indovinato. Mi aspettavo di più. Fermo, Larry, che fai? Buoni, ragazzi, smettetela. Ora non è il caso di scaldarsi in questo modo. Stringetevi la mano, avanti. Sorensen, stringi la mano al ragazzo. Qui siamo ospiti. Avanti. Io ti faccio a pezzi, buffone. Che dici, Joe? Qui le cose si mettono male. E tardi, salutate i vostri amici. Ora di andare a letto. Sieberg, Nadia Gustafsson, Britt Strömberg, Sonia, Ingrid Nielsen, Brigitte Gustenstein. Su, andate, ragazze. Ma dove sarà andata Erika Larsson? Ma dov'è? Quella solita indisciplinata, l'unica che non obbedisce mai. Mio Dio, tesoro, è fantastico! No, basta, io devo andare! No, ma non ti muovere! La nostra professoressa è molto severa, mi caccerà via dalla squadra di basket! No, non ti muovere! Aspetta! Ferma! Aspetta! Vedi? Sta di guardia! Sono rovinata. Ma no. Mi caccerà via dalla squadra. No, sta tranquilla. Vedrai che sistemo tutto io. No, Sally, ti prego. Ne vuoi ancora un po'? No, ho bevuto abbastanza. La pianto anche con queste. Non ci sono abituato. Ah, sta tranquillo. Se sei preoccupato per la tua dieta da samurai, io non insisterò. No, il fumo toglie il fiato e l'alcol appanna i riflessi. Tutto qui. Oh, Larry, ti prego, basta. Pensi solo allo sport. Il match che devo fare è il più importante fra tutti quelli che ho fatto fino adesso. È per il titolo universitario intercontinentale. E quanto ti pagano per convincerti a farti rovinare quel bel faccino? Non mi paga nessuno. Beh, allora sei matto. Sally, tu non puoi. Capisco capire. Benissimo, invece. Adesso te ne vuoi andare e questa sera, gonfio incerottato, verrai a bussare alla mia porta per farti consolare da me. Non mi sta bene, Larry. Io non ci sto, ok? Non mi va di recitare la parte di Penelope mentre tu reciti quella di Bruce Lee. Sally. Devi scegliere o il karate o me. Sally, lo sai quanto mi piace stare con te. Ah, sì? Allora provamelo. Dai, togli, ragazzi! Scegli da questa sedia! Offro io! Ma io non ho soldi! Vorrei una spiegazione. Ma non c'è niente da spiegare. E questa chi è? Sally. Un'amica. È colpa sua se ultimamente sei così cambiato. Probabile. È tutto quello che hai da dire? Sì. Ti odio. Beh, vado a prendere qualcosa da me. Sì, grazie. Per me un dolcetto, eh? Hanno litigato, visto? Forse adesso Betty la pianta con le sue arie di superiorità. Ah, ma dai, non essere cattiva. Ciao, Julie. Volevo scusarmi per ieri sera. E perché? Hai fatto qualcosa di male? Beh, riconosco di essermi comportato da cretino con quella ragazza svedese, però neanche tu dovevi ballare guancia a guancia con Olaf il vichingo. Avanti, ora facciamo la pace. Per niente! Le rose portale alla tua svedesina. Le donne. Greg. Che c'è?
Vieni a prendermi alle 4. E sii puntuale, dobbiamo andare alla partita. Un punto e il canestro che vale due punti. Il regolamento non è così. Il tiro da un punto è solo quello per fallo personale. Sì, e il tiro da fuori area vale tre punti, è chiaro questo? No, non sono d'accordo. Su, coraggio ragazze, continuate così, continuate avanti. Bravi. Professoressa Boston, continuate ragazze, dica signor presidente. Mi raccomando, siamo nelle sue mani. Brigitte, qua la mano. Tanti auguri. E mantieni l'ordine, sei la capitana della squadra. Sì. Forza ragazze, forza! Ma li senti quelli? Sono dei traditori. Non si vergognano quei buffoni. Non sono altro che un mucchio di sporcaccioni, ecco che cosa sono. Su, non pensare a Larry, fra un po' sarà qui. Lui non è come gli altri. Fa il tifo per noi. Non ne sarei tanto sicura, forse è di meglio da fare. Non dire così, Maggie. Betty è la playmaker, se si deconcentra è finita. Tutta la nostra squadra dipende da lei. La squadra svedese parte da questo lato. No, bisogna fare un'istruzione. Ma questo nel basket non si usa. Ah, lei non capisce nulla. Venite, dobbiamo parlare. Allora, dovete sferrare un continuo attacco e fare sempre pressing. Voglio la massima concentrazione, che facciate canestro ad ogni tiro. Voglio che distruggiate queste occhie svedesi. Teniamo alta la bandiera della nostra università. Coraggio! Larry, mi vuoi spiegare perché dovrebbe interessarmi guardare le tue amiche che giocano a pallacanestro? Sarà divertente, vedrai quante se ne daranno. Ma sei davvero un bambino. Che perdo. Ma quanto dura una partita? Avanti ragazze! Ma non è possibile! Buttatela fuori! Toccala! Buttala fuori, arbitro! Quella è un bulldozer! Ciao, Larry! Senti! Jones! Tu hai offeso una mia amica! E allora che vorresti? Questo è un incontro di basket, non di karate. L'incontro dobbiamo farlo più in là. Quello per te finirà male! Perché io ti faccio pezzi, ho detto! Ehi, sgruppone! Con le tue minacce hai rotto adesso. Se sei tanto sicuro, perché non ti togli la soddisfazione? Facciamo un incontro privato, io e te, solamente noi due, faccia a faccia. Quando vuoi tu? Adesso! Vai! Vai! Forza Svezia! Avete visto? Larry e Olaf si sono sfidati. Meglio andare a controllare, ragazzi. Andiamo! Andiamo! Vieni con noi!
Accidenti, lei è nei guai. Guardalo, guardalo. Lei sembra inferiore. Ma certo, non si regge neanche in piedi. E invece quel vichingo sembra in ottima forma. Già, hai ragione. È proprio forte. Guarda che lo distruggerà, lo distruggerà. Ragazzi, basta, adesso smettetela. Smettetela, vi prego. Non ti mettere in mezzo, hai capito? Sta zitta. Pensa agli affari tuoi. Oppure vattene. La tua ragazza è intelligente e ha capito. Ma tu sei incosciente, non vuoi ancora fermarti. Pazzo americano. Larry non riesce a piazzare un colpo. Farebbe bene a rinunciare, se no quello lo massacra. Lo svedese è troppo superiore. Ha una tecnica particolare. Alzati. Andiamo ad aiutarlo. No, Leo, no. Meglio che non sappia di essere stato visto anche da noi. Guarda, In piedi, americano, in piedi! Dai, finiscilo! Forza, buttalo giù, una volta per tutte! Oh, poverino, sta male! Questo è soltanto un anticipo. Per oggi basta così. Io ti darò il saldo. Fra qualche giorno. Guarda, l'ho ridotto una marmellata. E raccoglila col cucchiaino. Sei forte, Olaf. Sei tu il campione. Vieni. Ciao, ex campione. Ah, Harry. Gli hai dato proprio una bella lezione. Sì, ci siamo divertiti un sacco. Mi fa impazzire. Sei un imbecille, sai. Ragazzi, andiamo via di qui. Sì, è meglio. Meglio che non ci veda. L'importante è partecipare. Vi siete battute bene. Scusate, ma sono ancora a letto. Qualcuno apre la porta. Io non ci posso andare, Julie. Sono sotto la doccia. Chissà se un giorno riuscirò ad avere un po' di tempo per me. Signora. Buongiorno. Buongiorno, signora. Ci dispiace di averla disturbata a quest'ora, ci scusi. Che cosa c'è, ragazzi? Vorremmo parlare con Larry. È una cosa seria se vi siete alzati prima delle 8 del mattino. Abbastanza seria, signora Jones. Avevo indovinato, allora. Vado subito a chiamare Larry. Non volete accomodarvi intanto? No, grazie, aspettiamo qui. Come volete, un momento. Larry! Io sono preoccupato. Larry! Volete vedere che non c'è? Ci sono i tuoi amici. Larry! I tuoi amici sono qui, ti vogliono parlare. Larry! Che c'è, mamma? Ci sono degli amici di tuo fratello. Dov'è Larry? Io non l'ho più visto da ieri pomeriggio. Oh. Mi dispiace, non capisco. A quanto pare Larry non è rientrato stanotte. Ok. Non fa niente, signora. È successo qualcosa di brutto? No, sicuramente no. Ieri sera avrà fatto tardi e avrà deciso di andare a dormire a casa di qualche amico. Ma senza neanche telefonare. Ma sì, è una cosa che può capitare. Sì. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Dove sarà andato a finire? Chissà, forse è con la bionda della foto pubblicitaria. Sì, ma non sappiamo dove abita. Però il grassone lo sa. È vero, andiamo a beccarlo.
cosa volevano? Erano venuti a cercare Larry. Non gli sarà successo qualcosa? Lo spinge! La bionda aprirà in vestaglio o aprirà nuda, eh? Nuda, nuda, nuda! Ma chi è a quest'ora? Scusa tesoro, suonano alla porta. Arrivo, sì! Un momento, arrivo! Su, aprite! Volete sfondare la porta? Andate a vendere spazzole in gruppo? Non siamo venditori ambulanti, bellezza. Noi siamo vecchi amici di Larry Jones. E abbiamo bisogno di parlargli. Ah, sì? E lo venite a cercare qui da me? Ti sappiamo tutto di voi due. Larry non è qui. Non so dove sia e non me ne importa, ok? Oh, davvero? E per dormire ti metti una camicia da uomo? Avanti, ragazzi! Uscite immediatamente fuori, altrimenti chiamo la polizia! È ora di alzarci, Kimono d'Oro! La vacanza è finita, amico! Ti restano pochi giorni per metterti in forma prima dell'incontro. Tocca a te, scattare. Dopo il disastro che hanno combinato le ragazze alla partita di basket, c'è l'onore della nostra università in ballo. Avanti, Larry, hai molto da lavorare. Adesso alzati, eh. Dai. Allora. Non capisco, che c'entra il vichingo? Siete contenti adesso? Olaf, falli uscire di qui, per favore. Adesso vi faccio a pezzi se voi non sparite, eh? Perché vuoi fare sempre tutti a pezzi? Sì, sì, ce ne andiamo, dai, andiamo, andiamo. Sì, non vorremmo disturbare. Non crederai di farmi paura, bambò. Lascia stare, non provocarlo, su. Joe. Forse meglio andare all'ospedale, forse. Ma ce ne andiamo. Ciao. Andiamo, Joe. Questa storia del disadattamento sociale non l'ho mai capita. Ma che significa disadattamento? Disadattamento. Ma dai, questo tuo... Qua la mano, amico. Felice di conoscerti. Benvenuto, amico. Puoi metterti a tuo agio. Qualunque sia il tuo problema, non ci pensare e bevici sopra. Ti senti subito molto meglio. Tieni, ce n'è anche per te. Se devo bere, preferisco farlo da solo. Amico, un uomo che mangia da solo somiglia a un animale. Invece un uomo che beve da solo puzza di suicidio. Ma questo mondo fa talmente schifo che non vale neanche la pena di ammazzarsi. Su, bevi. Bevi, ti dico. Buono, eh? Niente da fare. È scomparso. Forse ha avuto un incidente. Ho chiamato tutti gli ospedali della città. Ho anche avvertito la polizia, ma nessuno ha saputo dirmi niente. Non so cosa pensare. Forse il fatto di averle prese dal vichingo lo ha demoralizzato tanto da fuggire. Può essere una spiegazione. No. No, io conosco Larry troppo bene. Non è il tipo che si scoraggia facilmente. E inoltre, prima dell'incontro avrebbe ancora una settimana per allenarsi. Non rinuncerebbe alla possibilità di rifarsi. Sì, ma questa volta è diverso. Forse ha capito che il vichingo è troppo forte per lui. A giudicare dal modo in cui l'ha ridotto. Bobby! E quella bionda gli ha dato il colpo definitivo. Forse è così. Ma qualunque sia il motivo della sua scomparsa, l'unica cosa da fare è trovarlo. Sono d'accordo. Eh sì, prima che possa commettere qualche stupidaggine. La signora Ethel chiama da Tokyo. Le parlo io, Barnaby. Pronto, zia Ethel? Sì, sono contenta, ma
Vorrei parlare col signor Masura. Sì, è un'emergenza. Tieni, Larry, questa fascia apparteneva a mio figlio. Esclusione di colpi. Gli incitamenti ai due contendenti arrivano alle stelle. Larry Jones sembra dover soccombere, ma con un colpo di gomito manda l'avversario al tappeto. Per Ronnie Turbo è la è fine. È un momento difficile per il nostro campione. Larry Jones è a terra. Sembra essere allo stremo delle forze. Dall'angolo gli giungono gli incitamenti del suo maestro, Akai Masura. Soltanto Masura può aiutare Larry. Già. Mamma! Christy! Com'è andato il viaggio? Signor Masura, zia Ethel! Oh, Betty! Sono così contenta di rivederti. Come va la scuola? Devi raccontarmi tutto. Larry essere tornato? No, non ancora. Povero ragazzo, dobbiamo assolutamente fare qualcosa, Akai. Forse io sapere dove essere. Allora andiamo subito. No, 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 tu accompagnare a casa zia Ethel, Betty. Se Larry essere dove io credere, molto meglio che io vedere lui da solo. Thank you.
Io sapere che tu qui per l'allenamento. Bravo, Larry. Maestro. Tra pochi giorni tu dovrai affrontare incontro molto difficile. Io volere te in perfetta forma. Fiato e resistenza diventare da ora tue armi migliori. Avanti, Larry. Cambiare. Stop. Grazie. Non dovere ringraziare me. Tu per me essere il ragazzo dal kimono d'oro, che avere ritrovato se stesso. Continuare a colpire. Cambiare. Bene. Sopra. Akai è un gran maestro. È un allenamento molto... Eh sì. Ancora! Va bene. Questo esercizio bastare, Larry. Adesso riprendere esercizio pugni. Sono un po' stanco, maestro. Niente stanco, niente stanco. È un allenamento massacrante, non si ferma mai. Ah, quel povero ragazzo finirà con l'ammalarsi. Mi sembra che si sia ripreso, vero? Sì, credo di sì. Riflessi ancora lenti. È un allenamento faticoso. Visto, Larry? Riflessi ancora lenti. Ora molto meglio, onorevole amico. Io togliere questi e prendere scudo. Ho l'impressione che possa farsi male da un momento all'altro. Ma no. Più forte, più forte! Molto più forte, molto più forte! Akai! Maestro, ha perso l'equilibrio. Akai, tesoro! Ethel ne fa una tragedia. Ti sei fatto io male? Io stare benissimo, non temere, nessun problema. Così. Ma servire maggiore velocità. Tuo avversario essere molto forte. Forte! Solo rapidità tuoi colpi far entrare te in sua guardia. Non è solo un fatto di velocità, maestro. Quando mi sono battuto con Olaf, ero fuori forma, è vero. Bevevo e fumavo. I riflessi erano appannati. Ma lui ha usato una serie di mosse che non avevo mai visto. Sì? Non riuscivo a schivarle. Fare vedere me. Prima mi sbilanciava con una serie di finte. E poi... sferrava il calcio.
Una combinazione di destro, sinistro e boom! Io conoscere mossa. Quella mossa essere chiamata variante scandinava. Essere così, vero? Pam, pam, finta, pam. Sì, esatto. Così, vero? Da anni nessuno praticare più. Per questo lui molto forte. Ma che cos'è questa variante scandinava? Essere particolare serie di colpi sviluppata anni fa quando karate diffuso in Europa di Nord. Variante si basa su principi di antica lotta praticata da vichinghi, adattata in seguito ad arti marziali. Consiste in confondere avversario con serie di rapide finte e poi piazzare uno, due, tre colpi per buttare lui giù. Infatti mi ha buttato giù. Non c'è un modo per bloccarlo. Sì, modo esistere. Posizione di guardia, noi non avere molto tempo. Allora cominciamo. Sì, sì, Larry. Ah, torna a casa. Professoressa, prego, prendiamo posto. È una bellissima giornata. Una fortuna perché l'incontro è stato organizzato all'aperto. È venuta un sacco di gente. Non credevo che un incontro a livello universitario potesse richiamare tante persone. Sì, è vero. Ricordare di prendere lui su tempo. Lui non sapere che tu avere contromossa per bloccare e rispondere a sua variante scandinava. Sì, maestro. Tu aspettare. Quando lui sferrare il primo colpo, tu schivare di lato e attaccare. Sì, ho capito. Ma non sarà facile. Olaf è un grande campione. Io sapere questo. Ma tu dovere contare su tuo coraggio, tua determinazione e tua forza interiore. Se tu non essere convinto a battere lui, non avere possibilità di vittoria. Larry! Buona fortuna, Larry. Grazie. Ne avrò bisogno. Io so che ce la farai, con l'aiuto del signor Masura. Io avrei fatto molto poco. Larry, essere riuscito a ritrovare in se stesso il vero uomo, il grande campione. Calmatevi, per cortesia un po' di silenzio. Grazie. Signore e signori, un momento di attenzione, per favore. Fra pochi minuti avrà inizio l'incontro per il campionato universitario intercontinentale di karate, che vedrà di fronte due grandissimi atleti. Direttamente dalla Svezia, l'imbattuto campione europeo, Olaf Sørensen!
Voglio un incontro leale, niente colpi proibiti. Conoscete le regole. Quando uno dei due va a terra e viene contato, l'altro va al suo angolo e aspetta. Fronte a me. Saluto. Fronte a voi. Saluto. In guardia. Lasciami! Io ti faccio a pezzi, mantengo sempre le promesse. Adesso si sente molto patriottico, ma quando noi giocavamo non contro la Svezia, loro non gliene fregava niente. Io ti troverò la forza! Forza, Larry! Forza, vincerei! Attacca! Attacca, Larry, attaccalo! Attaccare, attaccare!
vinto, Larry. Tu alzare e mostrare come sapere batterti. Schivare e sbilanciare lui, prendere lui sul tempo. Forza, Larry! Attaccalo! Attaccalo! Dai, Larry! Adesso noi siamo pari. Se torni in America sono pronto a battermi così. Spero che ci vedremo ancora. Quando vuoi. Tu ami davvero la tua piccola Erika? Pazzamente, fiorellino dei fiordi. Sei più dolce di una torta alle fragole. Tu non dici le bugie. No, lo giuro. Ah, io ti scrivo presto, mio grande amore. Buon viaggio! Fate buon viaggio! Buon viaggio! Ciao! 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 Grazie, ciao! Che buon viaggio!
Viaggio! Non ho visto Eric. Quella ragazza mi farà dannare. Andiamo a vedere dov'è. Speriamo di trovarla. Ciao! Noi ci congediamo dalla vostra università, ringraziando tutti per grande gentilezza. È stato un vero piacere. Saremo molto lieti se tornerete ancora. Ciao! Ciao! Sono tutti molto simpatici. Ciao! Secondo te Leo è innamorato veramente o sta facendo uno dei suoi soliti scherzi? Questa volta no. Non vedi che sguardo? Stavolta è innamorato cotto. A presto! A che punto sono? Sono quasi pronte. Non, è buono. Non esagerare, Fred. Ti perché? Ho controllato, ne hai bevuti almeno 4. Sai, Greg, mi piacerebbe tanto fare una crociera. Con Matt Dillon, non è vero? Meglio con Kevin Costner. Ma no, vorrei farla con te. Caro. Bobby, scendi da quel palo, ubbidisci. Scendi immediatamente, è pericoloso, potresti farti male. Scusatemi, avanti oh, Bobby, fai il bravo bambino. Mettiti tranquillo e bevi la tua aranciata. Su, non mi fare arrabbiare. Non fare capricci, Bobby! Okay, domani chiamo l'agenzia e fisso due posti d'aereo, questo non chiamo. Maggie, guarda che i fotografi sono andati via! Maggie nuota come un pesce. Ma non è un pesce! Vieni, io Tarzan, tu Jane. Hai un bellissimo sorriso. Già, me lo dicono tutti, specialmente quando porto il bikini. Ehi, forza voi due. Andiamo, dai. Forza. Ah, sì, fantastico. Come procede la scherza? Tutto bene. Come avete fatto con Timbro e francobollo? Ci ha dato una mano il professor Picchio. È collezionista di francobolli. Mm. Ragazzi, se lo scherzo riesce, sarà roba da Guinness dei primati. Tu seguire me, io seguire Tessino su cima di Monte Fuggire. Scusate, il signor Leo Baldwin è qui. Eccolo là. Grazie. Signor Baldwin, metta una firma qui, prego. Ma non si preoccupi del lavoro in una giornata. Grazie. Bella. Pensi piuttosto a divertirsi che molto meglio. Avrà tutto il tempo per preoccuparsi. Non lo guardare. Addio, Erika! È uno scherzo troppo cattivo. Dice che sta per rendermi padre! Ehi, complimenti! Notizia. Congratulazioni, Leo! Papà! Sarò padre! Sarò padre! È fantastico, Leo! Leo diventa padre! Chi l'avrebbe immaginato? Vuole che vada a Göteborg! Ci sposeremo, i suoi genitori sono già d'accordo! Ma come faccio ad andare in Svezia? Ho poco più di $10! Ehi, forse voi potete darmi una mano. Non vorrete che mio figlio nasca nella gelida Svezia lontano dal padre, no? Facciamo una colletta. Che ne dite, va bene, ragazzi? D'accordo. Su, avanti, un'offerta. Forza. Ecco. Mi dispiace, Tieni. Non ho niente. Coraggio, scucire. Leo, adesso ho solo questi, ho la borsa in casa. Dopo Leo, ti do gli altri. Dammi 10 di resto. No. Ma guarda. Beh,
è che ti aspettavi? A Tokyo io portare te in antichissima... professor Turner? Che c'è, Leo? Un'offerta, prego. Non ci penso neanche. Ma perché? Vieni, Leo. Grazie. Grazie. Deve partecipare anche lei. Va bene. Grazie. Un'offerta per il mio viaggio, prego. Ah, eccoti qua. Fa buon viaggio, Leo. Grazie. Spero che faccia un'offerta. Ho sempre adorato le storie d'amore che finiscono bene per i due protagonisti. Grazie, grazie signora Masura. Lei è una santa. Ho abbastanza soldi per comprare la culla al mio bambino, grazie. Sono felice per te. Anch'io tu avere sono grande cuore, mia cara. Cuore. Che offerta generosa. No. Tesoro. Grazie, amici. Non so come potrò sdebitarmi, ma vi sarò eternamente grato. Appena sono in Svezia, vi scrivo. Bene. Allora vi saluto. Mi mancherete, amici. Anche tu ci mancherai. Non so che altro dire. Statemi bene. Ancora grazie. Niente. Ciao. Ciao. Che c'è di tanto buffo? Fate ridere anche noi. La lettera è stato tutto uno scherzo. Lo scherzo lo ha fatto lui a noi. Se n'è andato con più di $3,000. Avanti, sbrigati. In Europa le cassette hanno una frequenza diversa. Per questo l'ho dovuta convertire, altrimenti non si sarebbe visto niente. Ah, meno male. Sì, va bene, ma perché ci è voluto tanto? Sono 2 giorni che aspettiamo. Io sono curiosa di vederla. Ragazzi, secondo me è stato uno scherzo di cattivo gusto. Forse abbiamo un po' esagerato. Povero Leo, chissà quanto ne avrà sofferto. Siamo stati cattivi. Ah, ecco qua, ci siamo. Possiamo cominciare. Dai, sedetevi. Fatemi parlare. No, non ci sedete. Ehi, sì, dai, su, fatemi sedere. Dai, dai. Eccomi. Che villa stupenda. Ma non c'è sonoro. Ora dovrebbe arrivare. Ma come mai? Però non mi dà l'idea della Svezia. Ragazzi, che bel posto! Forse Leo ha trovato lì lavoro come lavapiatti. Bravo! Erika non aveva inserito il microfono. Lei è sempre molto distratta. Ah, prima di tutto, grazie. Se non fosse stato per la vostra generosità, adesso non sarei qui a godere la mia felicità con Erika. Non vi ho mandato le mie notizie prima perché ho avuto da sbrigare diversi impegni. Erika mi ha assorbito la maggior parte del tempo, ma vi assicuro che è stato molto piacevole. Presto sarà mia moglie. Ormai è tutto pronto. Che cosa? Vedete cosa faccio in questo bellissimo posto? Il mio futuro suocero è un importante industriale qui in Svezia e mi ha offerto un posto da dirigente. Questa villa ce l'ha regalata lui come dono di nozze. Si trova sulla Costa Azzurra e noi ci veniamo a passare il weekend. Guardatela, niente male, vero? Ah, da non credere, ragazzi. Il mio futuro suocero è molto generoso. Vero, signore? Pensate, amici. Mi hanno nominato direttore di una delle sue fabbriche. Lo stipendio non è alto, soltanto $30,000 al mese. Dai, ma per me va benissimo. Eh sì, perché è una fabbrica di cioccolata. E noi che eravamo tutti preoccupati per lui. Mi mancate molto, ragazzi, e vorrei che foste presto miei ospiti. A casa mia ci sarà posto per tutti. Sarebbe bello se potreste venirmi a trovare. Ma lo sai quanto naturalmente è lontano il soggiorno, certo. Tutto a spese mie. Potremmo convincere la professoressa Boston a portarci in Europa. Ah, un'ultima per la cosa, gita di non è uno scherzo questa volta. Tra pochi mesi diventerò padre. Venite a trovarmi, ragazzi. Vi voglio sempre bene. Ehi, forse ho un'idea. Noi potremmo andare alla loro università. Capite? A restituire gentilmente la visita che ci hanno fatto. E così potremo fare la rivincita. Tra le ragazze. No. E sbattere di nuovo Olaf Sorensen al tappeto. Un titolo in palio. Larry, te la sentiresti di rischiare? Già, un match contro Olaf in Svezia. Già lo vedo sui giornali. Il ragazzo dal kimono d'oro mette in palio il titolo di campione in Svezia. Ci vuole un brindisi. Sì, la Svezia. Alla salute, ragazzi. La Svezia.